Dottor Poledrini, quindi la promessa è stata mantenuta del 16 febbraio, quindi cosa ci dice? Sì, l'avevamo promesso, nel senso che comunque siamo consapevoli che a volte ci sono dei ritardi di cui non siamo neanche responsabili e che per i cittadini questo comunque è un problema, però l'impegno assunto anche lì nei confronti di fronte al prefetto credo di averlo che l'ARS l'abbia mantenuto in tutto e quindi confidiamo che davvero questi servizi e questi problemi, queste criticità che si sono registrate nelle scorse settimane siano superate. Il parco macchine adesso quanti autobus conta? No, qui nella provincia di Nuoro abbiamo circa 100 autobus, entro la fine di marzo sarà il 50% sarà sostituito. Obiettivi futuri? Obiettivi futuri, migliorare la qualità del servizio offerto e convincere i viaggiatori a utilizzare il mezzo pubblico perché è un mezzo comodo, ecologico e che funziona. Cosa significa per i sindaci del Nuorese una giornata come questa? Beh, sì, sicuramente significa il rilancio dell'attività trasportistica e del servizio pubblico locale nel settore dei trasporti. I nostri studenti saranno sicuramente contenti di poter viaggiare dai nostri paesi verso le scuole con mezzi nuovi e sicuramente sarà l'occasione buona anche per ragionare tra scuole, aziende di trasporto e comuni in una riorganizzazione che veda protagonisti tutti quanti per migliorare i servizi e per garantire il diritto allo studio per tutti. Costantino Tidu, commissario straordinario della provincia di Nuoro. Questa giornata cosa significa per la comunità nuorese? Questa giornata è una bellissima giornata perché finalmente ci sono delle notizie positive. L'inaugurazione di 20 pullman su un parco macchine di 120 che gravitano nel Nuorese credo che sia un buon segnale. Se vengono confermate tutte le informazioni che ci sono state date, entro il 2023 si dovrebbe andare al rinnovo del 50% di tutto il parco macchine che riguarda Nuoro o gli Astra. Questo significa che è un grande, è importante per gli studenti pendolari. Non dimentichiamo che la provincia di Nuoro e soprattutto gli istituti superiori hanno una percentuale del 60% di pendolarismo. Su 10.000 studenti, 10.100 studenti, 6.000 ogni